Quanto è difficile fare il babbo? È difficilissimo, io non lo sapevo, pensavo fosse una passeggiata, ma è davvero una sfida incredibile. Considerate che non dormo più, considerate che non vado più in bicicletta, non vado più in piscina, non vado più a corsa e se tutto questo non bastasse sto un pochino anche ingrassando. Va bene, dai, lo sapevo, avevo messo in conto tutte queste cose, però ogni tanto il senso di e non fare più determinate cose è un pochino pesante. Però bando alle ciance, domani finalmente riuscirò a uscire in bicicletta, anche se è quasi 2 mesi che non esco, però ho deciso di riprendere perché non è giusto farsi, diciamo così, tarpare le ali da questa nuova situazione. Dovrò trovare un nuovo equilibrio, ci vorrà del tempo, ma ho deciso che da domani riprenderò piano piano tutte le mie routine. Anche il canale YouTube e anche voi sicuramente ve ne sarete accorti che non faccio più i 4-5 video a settimana, ma riesco a farne uno solo. Però quello che faccio, ho deciso che deve essere un video di qualità. Sto investendo molto sulla qualità del canale, arriveranno via via nuove tecnologie che mi permetteranno di rendere molto più belli e molto più qualitativi i miei video, ma soprattutto stanno nascendo nuove collaborazioni. Alcune stanno per dare i propri frutti, come quella con Chubross, che ha permesso la realizzazione dei completi. Scusate se non ho ancora dato il via agli ordini, ma abbiamo avuto alcuni piccoli problemi con la realizzazione grafica e il mio poco tempo a disposizione ha sicuramente rallentato il tutto, però ci siamo, scusate, mi manca davvero poco. Una nuova collaborazione è alle porte con un'azienda che produce occhiali da sole, non vi anticipo niente, ma soprattutto c'è una grandissima novità in quanto ho cambiato auto, ho cambiato macchina, perché nella mia Mito non c'entrava molto bene tutto questo ambaradam di Ovetto, base Isofix, passeggini, cool e quant'altro, e tantomeno c'entrava la mia bicicletta. Adesso con la bicicletta nuova, con la bambina e con tutto il suo armamentario per spostarsi, ho deciso di cambiare macchina. Ho fatto una scelta che va in direzione del ciclismo, ovvero ho comprato una delle macchine che sono probabilmente tra le più consigliate per portare biciclette. Non perdetevi il video in cui presenterò la macchina mi dovrebbe arrivare settimana prossima, perché ne vedrete davvero delle belle. Però ora bando alle ciance, di cosa si parla oggi? Oggi si parla di nuoto, in particolare dell'efficienza della nuotata. Oggi infatti vi racconterò quali sono i parametri che sono direttamente coinvolti nel determinare una buona velocità di nuotata. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Un test veramente semplice che ogni nuotatore può fare è quello di contare il numero di bracciate impiegate per realizzare una certa distanza. Questa distanza può essere 25, 50, 100, 200 metri. Insomma, il conteggio della bracciata in relazione allo spazio è sicuramente un buon parametro che può essere utilizzato per e valutare la propria efficienza nella nuotata. Per dovere di cronaca devo dire che l'analisi della nuotata espressa come conteggio di bracciate deve sempre tener conto della frequenza delle bracciate e dell'ampiezza delle bracciate. Questi due parametri ovviamente saranno i fattori da cui scaturirà il vostro numero di bracciata. È chiaro quindi che minore sarà la resistenza all'avanzamento e più alta sarà l'efficienza propulsiva in acqua e più basso sarà il numero di bracciate per vasca. Bisogna anche ricordare che non esiste un numero standard di numero di bracciate ideali per tutti, perché ognuno di noi interpreta la nuotata a modo suo. Detto questo, che cosa si fa? Si inizia a nuotare cercando di nuotare col nostro passo e con la nostra frequenza di bracciata. Che cosa si fa? Si nuota e o tramite l'ausilio di un dispositivo elettronico come un computerino da polso che è in grado di contare le bracciate, oppure con l'ausilio di un nostro compagno di nuotata o di un allenatore, iniziamo a contare le bracciate per vasca. Una volta che abbiamo fatto il conteggio, è chiaro che se noi andremo a ridurre il numero di bracciate in quella vasca, la nostra efficienza di nuotata sarà sicuramente migliore. Per esempio, mettiamo caso che Davide, il sottoscritto, compia i 100 metri stile libero in 1 minuto e 10 con un numero di bracciate per vasca pari a 18 bracciate.
Se io riesco a ridurre la resistenza all'avanzamento e a migliorare la mia propulsione in acqua e magari riesco anche a ridurre il numero di bracciate da 18 a 15, sicuramente impiegherò molto meno tempo nel compiere i 100 metri. Questo ovviamente è l'esempio teorico, ma tra il dire e il fare, come tutti sanno, c'è di mezzo e il... No, scherzo, c'è di mezzo il mare. Il valore assoluto di bracciate per vasca non è comunque un numero da prendere in considerazione se prima non facciamo alcune doverose precisazioni. La prima delle quali è che dobbiamo sì cercare di ridurre il numero delle bracciate per vasca, ma dobbiamo farlo mantenendo costante il nostro passo della nuotata. Perché? Perché siamo bravi tutti a ridurre il numero della bracciata se ovviamente la nostra velocità diminuisce. Questo è troppo facile. Dobbiamo cercare di diminuire il numero delle bracciate mantenendo costante il passo della nuotata. Altra cosa molto importante, dobbiamo anche tenere costante la nostra ampiezza, perché normalmente quando si nuota più piano si tende a scivolare di più, quindi si mantiene per più tempo la bracciata, il braccio in questa posizione cercando acqua. È chiaro che in questo caso il numero di bracciate diminuisce, quindi noi quando faremo questo test dovremo cercare di mantenere costante il passo gara ma anche l'ampiezza della bracciata. Quindi nuotiamo con la solita ampiezza con cui normalmente nuotiamo quando facciamo le gare, quando facciamo i test. Ok, detto questo vi sparo due belle formulette che saranno in grado di darvi un numero con il quale voi potrete capire se la vostra bracciata è più o meno efficiente. Partiamo subito con la prima di queste formule, che è la frequenza di bracciata. La frequenza di bracciata non è altro che la velocità con cui il nuotatore compie la bracciata in un certo numero di secondi o di minuti. Si misura in cicli al minuto e ovviamente quando parliamo ad esempio di stile libero o dorso dobbiamo sempre considerare che in questi due tipi di nuoto, in questi due stili, la bracciata di un braccio è indipendente dall'altra, mentre ad esempio nella rana le due braccia spingono contemporaneamente, così anche come avviene nel delfino. Chiaro? Si parla di cicli, cioè che vuol dire che un ciclo è questo: quando la mano destra entra in acqua, affonda, cerca l'acqua, spinge, sale l'altra mano, il ciclo finisce quando sta per entrare nuovamente il braccio destro, la mano destra nell'acqua. Questo è un ciclo, quindi primo ciclo, 1, 2, ok? Bene. Perché dico questo? Perché normalmente si cerca sempre di avere un numero abbastanza alto di cicli, di solito siamo a 3, e su questo numero di cicli si va a calcolare la frequenza di bracciata. La formula è molto semplice, abbiamo detto 3 cicli fratto il tempo compiuto per compiere tutti e 3 cicli moltiplicato per 60. Questa è la frequenza di bracciata, molto semplice. La seconda formula che voglio presentarvi è quella dell'ampiezza della bracciata. Questo dato è fondamentale perché ci indica di quanti metri il nostro corpo si sposta in avanti con ogni singola bracciata, e questo ovviamente è in relazione alla frequenza di bracciata. Per calcolarla è un gioco da ragazzi. Prendiamo la nostra distanza, mettiamo 50 metri, dividiamo tutto per il tempo impiegato nel percorrere questa distanza moltiplicato per la frequenza di bracciata, il tutto moltiplicato per 60. Questa è la formula dell'ampiezza della bracciata. Le formule che vi ho appena detto sono fondamentali perché dal prodotto della frequenza di bracciata per l'ampiezza di bracciata si scaturisce la velocità della nuotata. È chiaro che per migliorare la velocità in acqua si può o migliorare contemporaneamente frequenza e ampiezza della bracciata, oppure si può intervenire su una delle due variabili che abbiamo detto essere frequenza o ampiezza della bracciata. Se si migliora la frequenza della bracciata tenendo costante l'ampiezza, la vostra velocità migliorerà sicuramente, ma è vero anche l'opposto: se noi manteniamo costante la frequenza della bracciata aumentando l'ampiezza, anche a questo giro la vostra velocità di nuotata migliorerà sicuramente. Questa formula, per quanto bella, per quanto semplice, ha un limite. Questo limite è intrinseco alla nuotata dell'uomo in acqua. L'acqua, lo sappiamo, non è un ambiente confacente all'uomo. L'uomo, diciamo, si è adattato per nuotare in questo ambiente. Questo che vuol dire? Vuol dire che se noi vogliamo aumentare la velocità, come abbiamo detto poc'anzi, possiamo sì aumentare la frequenza tenendo costante l'ampiezza della bracciata, però è anche vero che se noi aumentiamo molto la frequenza della bracciata, a un certo punto l'ampiezza si riduce.
Questo, ragazzi, è un dato su cui dobbiamo stare molto attenti. Quindi aumentate sì la vostra frequenza, ma aumentatela finché la vostra ampiezza di bracciata rimane costante. Quando vedete che all'aumentare la frequenza l'ampiezza si riduce, è il momento di tornare un pochino indietro. La stessa cosa vale per l'ampiezza. Cioè, è vero, aumentare l'ampiezza della nuotata sicuramente aumenterà la vostra velocità in acqua, però l'ampiezza della bracciata deve aumentare tenendo costante la frequenza. Se noi aumentiamo l'ampiezza della bracciata ma la frequenza diminuisce, è chiaro che in questo caso la velocità della nuotata in acqua cala. È un po' complicato da capire, spero di essere stato abbastanza chiaro, però questo è il limite del nostro corpo in acqua. Cioè, si può aumentare la velocità aumentando la frequenza e tenendo costante l'ampiezza fino a un certo punto, e vale anche per il contrario. Si può aumentare la velocità in acqua aumentando l'ampiezza, tenendo costante la frequenza della bracciata fino a un certo punto. Bene ragazzi, questa lezione di fisica della nuotata finisce qua, spero di essere stato chiaro, credo di sì, anche se l'argomento è abbastanza delicato. Se avete domande da farmi su questo specifico argomento, fatemele qua sotto. Io spero di tornare a nuotare la prossima settimana, me lo auguro di tutto cuore, anche perché ormai è 2 mesi che non faccio più niente e non va bene. Comunque ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, buon allenamento e alla prossima, ciao!